Il Gran Premio del Mugello svanisce in un fumo bianco che ha l'odore tipico del motore cotto. Il dedicatissimo casco giallo finirà nel fondo di quel cassetto di Casa Rossi dove si nascondono i cattivi ricordi. Lui, Valentino, torna a casa mogio, distante 37 punti da Lorenzo nel mondiale, mentre sopra il podio Lorenzo e Marquez festeggiano il primo e il secondo posto in un paradossale fragore di bue e di fischi che sanno di fine 2015. Segnano ancora un dissenso, legittimo, fisiologico o irrispettoso, decidete voi, che comunque non serve a niente e non rimette di un bel niente. Qui per Rossi il problema non ha avuto a che fare con gli avversari, anzi, fuori lui, onestamente, gli avversari giurati Lorenzo e Marquez hanno salvato la gara con un combattimento finale straordinario. Se ci eravamo abituati a pensare che Lorenzo non fosse capace di districarsi nel corpo a corpo, ci ha ricordato il contrario, battendo Marquez proprio in quel modo lì. Con il ducatista Iannone sì sul podio terzo, ma un po' dopo, nel pianeta dei normali. È mancato Rossi invece, che al momento della rottura era in compenso, presentissimo e in controllo. Lorenzo non riusciva a sfuggirgli in nessun modo e prima o poi il duello, quello vero, sarebbe iniziato. Rossi ne aveva da vincere. Uno può pensare scioccamente alla scaramanzia e dire che c'era troppa aspettativa per questo Mugello del secolo con Rossi in pole. Un altro può dire più concretamente che è inaudito che Yamaha rompa due motori nello stesso giorno. Resta l'interrogativo se dopo la rottura di Lorenzo nel warm-up non fosse buona precauzione sostituire il motore di Rossi in previsione gara, ma di motori più freschi pare che non ce ne fossero in giro. Non ci sono consolazioni, insomma, zero, non doveva accadere, non qui, ci battono su tutta la linea, senza che stavolta sia colpa di un pilota catalano, delle gomme francesi, ma piuttosto di un componente giapponese che ha trasformato il Mugello in una nuvola bianca, aspettando Barcellona, Tana dei Lupi, dove l'esperienza del 46 avrà già rimarginato la ferita. Dal Mugello, per Sky Sport 24, Guido Meda.